ci sta parlando sulla mente. Sulla mente. Allora, la mente e il cervello sono due cose diverse. Nella mente, la mente è la parte dove risiedono i pensieri, i sentimenti, la personalità. Però è lì che vengono, come dire, valutati, riformulati. Possiamo dire che la mente è l'organo di controllo, l'organo di governo. E la relazione tra mente e cervello è una relazione molto complicata che ancora oggi la scienza sta studiando, ci sono diverse teorie, ma c'è una correlazione intima e forte di impulsi. E la scienza poi ci fa capire che noi sappiamo che il cervello non è un organo statico, è un organo che cresce, che si sviluppa, è dinamico, che cerca sempre poi, insieme alla mente, si cerca sempre la via più breve, le cose più facili. E il Signore ci sta facendo vedere che è da lì che parte una vera trasformazione, un vero cambio. La nostra vita può cambiare se riusciamo a intervenire nella nostra mente. Che cosa è avvenuto quando noi, alcuni o molto diversi, che hanno conosciuto il Signore, no? Che hanno condotto una vita prima di conoscere il Signore. Poi l'incontro con Gesù, io ricordo che la mia vita è cambiata perché è come dire, anche la mia mente è stata riformattata, rimodulata, con i nuovi pensieri, con i pensieri di Cristo. Quindi diventa anche la sede dove il principe di questo mondo cerca di agire per vincere. Quante volte noi da pastore ho dovuto intervenire dopo che parole, pensieri sono penetrati, hanno cambiato, come dire, l'essere, portando l'uomo, la persona, in una depressione, in un'afflizione, in una posizione dello spirito. Vedi quanto è complessa. Lode a Gesù Cristo. E quanto è importante che noi impariamo che la nostra mente, come il nostro corpo, va esercitato. Io mi ricordo a scuola ci facevano esercitare nella memoria, no? A imparare le poesie per esercitare la memoria, sennò poi la memoria è come una specie di muscolo che poi si atrofizza. Nella mente, la mente ci sono dei percorsi che, e delle comunicazioni che vengono fatte al cervello, che poi si attiva tutto il nostro corpo. E allora che cosa avviene? Che i pensieri che noi pensiamo più sovente diventano, come dire, delle abitudini, ci facilita,
facilita la mente viene facilitata anche nei pensieri, pensando spesso le stesse cose. Non voglio sembrare difficile, ma la reazione, la depressione, a volte sono frutti di, come dire, di un percorso che si è, di un solco che si è creato nel nostro cervello. Per esempio, una battuta, uno ride. Il cervello collega la battuta, una barzelletta, alla risata. Un bambino, un piccolo, tu gli parli col sorriso, lui collega il sorriso al bene e ti sorride. E si creano delle mappe mentali, no? E così avviene con noi. Nella nostra vita noi non, magari non ce ne accorgiamo, ma si sono formate in ognuno di noi delle mappe mentali. E che cosa ci dice lo Spirito Santo? Che noi dobbiamo imparare a riformulare quello che sono i pensieri della nostra mente. Lode Gesù Cristo. E di sottomettere ogni pensiero, dice, noi lo sottomettiamo in ubbidienza a Cristo. E il pensiero può essere una reazione, dice la Scrittura. Ti danno uno schiaffo, porgi l'altra guancia. Dentro di noi magari c'è una mappa diversa. Vivendo nello spirito, nella natura umana, è molto probabile che ci sia, per un fatto culturale, di insegnamento che ci è stato trasmesso, che abbiamo acquisito, eccetera, eccetera, un altro tipo di reazione. E tante cose che escono fuori dalla mente, come il criticare, il fatto della mente. Quindi è come dire, è un organo dove governa il nostro essere. È la sede, la mente è la sede dello spirito. Il pensare cattivi pensieri aumenta la posizione negativa della persona. A tal punto poi da scatenare la paura, no? È sempre il pensiero, parte, scatta il pensiero e quindi sono, come dire, le mappe mentali. E Dio che cosa ci dice? Che noi dobbiamo proprio riformulare, riformattare, no? Come quando avviene con i computer che dopo un po' di tempo si impallano, hanno problemi. Dice, noi li riformattiamo. Ristalliamo tutto da capo, nuovo, ex novo. E il Signore vuole fare questo con noi, con la nostra mente. Egli ci sta dicendo che noi dobbiamo cambiare i nostri pensieri. E perché dai nostri pensieri, da quello che noi pensiamo, quello noi siamo. Alla fine noi siamo ciò che pensiamo. Lode Gesù Cristo. È importante questo.
noi non ci può essere un processo di trasformazione se non permettiamo ai pensieri di Cristo di intervenire nella nostra mente. Cioè, significa, Dio ci mette dei pensieri di benedizione. Egli ci dice che se noi mettiamo in pratica ciò che è scritto, se mettiamo in pratica la sua volontà, noi otteniamo il suo favore, no? La sua benedizione. Perché ci dice tutte queste cose? Perché è scritto così? Perché Dio desidera, ci ama. E il suo amore è così grande che si è incarnato in un corpo umano per venire a spiegarci umanamente le cose, come dire, profonde e misteriose del cielo. Perché egli desidera che noi viviamo non come gli altri, come le altre persone, quelli che non conoscono Dio, come i pagani, come quelli senza Dio. Ma per vincere dobbiamo vincere i pensieri. Lode Gesù Cristo. Pensieri che amano il Signore. Pensieri che onorano il Signore. Pensieri che ti portano nella benedizione. Azioni che ti portano non nella maledizione, non nel peccato. Ecco, noi dobbiamo stare attenti perché poi tutti questi percorsi partono da qua, da questa, dalla mente che comunica al cervello e poi si traducono in azioni. Cioè l'essere nostro fa questa azione. Ama il tuo Dio con tutto il tuo cuore. Vedi che parte da noi. L'amore parte da noi, è una decisione nostra. È una decisione nostra. Egli ci ha amati per prima e ci riversa su di noi l'amore, però l'interruttore, l'ok, il pensiero deve essere nostro. Se uno è chiuso nella mente a non accettare la verità, ha voglia che tu gli predichi l'Evangelo, giusto? Lode Gesù Cristo. Alleluia. Però per imparare questo dobbiamo mettere dentro, quindi ci dobbiamo cibare della parola, quindi la predicazione, dobbiamo leggere le scritture, imparare a leggere le scritture, dobbiamo acquisire quello che è la mente di Cristo, giusto? Non possiamo, come dire, tralasciare la lettura perché dice ma no, non abbiamo bisogno, siamo nel nuovo patto, non abbiamo bisogno della scrittura. Ma chi l'ha detto? Nella Bibbia è contenuta tutta la verità di Dio, tutte le indicazioni che servono a formare l'uomo di Dio e tutto ciò, tutte le parole pronunziate da Dio. Là. Ma se uno non le conosce, in Osea è scritto, dice, il mio popolo perisce per mancanza di... perché non sa. Perché uno che sa più di te ti prende in giro, ha la capacità di raggirarti. Lode Gesù Cristo. Quindi il nostro tempo giornaliero. Tu, al di là della comunione, del servizio, ma dobbiamo noi cercare di acquisire tutto ciò che può cambiare la nostra mente. Per esempio, no? Io ho sempre visto la Chiesa come il corpo di Cristo e dove io devo dare il mio contributo. Io, per esempio, io so che ricevo dal Signore. C'è la mia aspettativa, è dallo Spirito Santo, è il Signore che interviene. Io non vengo in chiesa perché Pasquale, Dino,
o qualche anziano mi dà qualcosa, o perché sono onorato, o perché mi vogliono. Sì, c'è anche questo e questa è una conseguenza di un rapporto. Ne vengo perché ho un interesse economico, un interesse personale. Non vengo. Il rapporto con Dio non è per un interesse. Quando subentra l'interesse personale, poi c'è lo scadimento spirituale. Lode Gesù Cristo. È un fatto. Sì, dal cuore. Il cuore che comunica la mente, ma poi lo devi mettere in pratica. L'onorare il Signore, lo devi mettere in pratica. Amare i fratelli, lo devi mettere in pratica. Amare il tuo prossimo, lo devi mettere in pratica. Cioè è un'azione, è un fatto mentale pure, no? Lode Gesù Cristo. Ma dobbiamo togliere tutto ciò che si eleva contro Cristo. Nella nostra mente, non credo che tutti abbiamo pensieri perfetti, abbiamo bisogno di riformulare, rivedere quei pensieri negativi che ci portano ad avere mancanza di fiducia, che ci portano nella paura, nell'ansia, nella depressione, che ci portano nel peccato. Ci sono anche dei pensieri. Se tu nella tua mente. I 10 comandamenti noi li dobbiamo avere scolpiti nella mente pure. Non solo nel cuore, nella mente. La conoscenza passa da qua. Quando tu ricevi, passa, viene filtrata. Lode Gesù Cristo. E per esempio, oggi ci sono nelle varie attività delle nuove, diciamo, nuovi mestieri dove si devono vincere, si devono trovare le motivazioni, il cambio di mentalità, vincere i no. E vincere le negatività. Quello lo fanno per portare un frutto, diciamo, nelle varie sfere di attività, eccetera. Ma il Signore, che è la verità, ci dice questo per il nostro bene. Lode Gesù Cristo. Se noi impariamo a essere positivi e non negativi. Non impari tu a crescere nella fede ed avere una mentalità di fede? Se tu acquisisci gli elementi di verità, lo Spirito Santo non prenderà tutto ciò che tu hai messo dentro. Per esempio, se tu non conosci le scritture, come fa il Signore a prendere le scritture dentro di te e rivelarti? Non te lo può rivelare. È limitato. Lode Gesù Cristo. Come fai tu a cambiare il pensiero riguardo a determinate cose se tu non conosci? L'adulterio. Non dice il 10° comandamento non desiderare la donna degli altri, le cose degli altri, tutto ciò che appartiene al tuo vicino, al tuo, il desiderare. Il fatto del cuore, ma è la mente. Come un bambino capriccioso, no? Tu appena gli dai una cosa. Lei collega, lui collega al piccio che ottiene la caramella. Tu dai
Dagli una caramella a tua figlia o digli sì quando fa la picciosa, no? Dico. Ormai lei, lui, si è formato il percorso mentale. Faccio il piccio e ottengo. La mamma non mi sente più. Il papà, che per non sentirmi più, te la caramella. E quello ognuno è. Alla fine, crescendo, dalla caramella chissà a che cosa passiamo. Questo è l'indirizzo. Il bambino che si sta formando si forma poi delle mappe mentali, quella è una mappa mentale. Lode Gesù Cristo. Siamo nel bisogno, dobbiamo imparare a pregare. Vuoi crescere nello spirito? Impara a servire. Impariamo a mettere in pratica tutto ciò che è scritto, che serve a noi. Ma questo cambia la nostra mentalità, perché noi pensiamo che nelle cose umane, già il fatto, no, di pensare che nelle cose umane otteniamo, non è un pensiero di Dio. Alcuni pensano che con le raccomandazioni si va avanti. Quello è un pensiero umano. Il Signore ci dice un'altra cosa, confida nel Signore, cioè inizia a crearti questo dentro, inizia a creare questo dentro di te. Lode Gesù Cristo. Impariamo le abitudini, impariamo ad amare, impariamo a sopportare, ad avere pazienza, ad avere misericordia. Io mi ricordo, Pastore Gilberto ci fece scrivere per memorizzare i 15 punti della carità. Chi si ricorda questo fatto? Inizio. Ce lo fece scrivere per memorizzarlo. Che dalla mente poi passa al cuore. Nel vecchio patto i genitori dovevano inculcare ai figli la volontà di Dio, cioè quello che era scritto, cioè inculcare. È come dire, è come creare un percorso, un solco delle cose dentro, no? Come siamo cresciuti noi nelle famiglie? Con la mentalità della famiglia, ognuno nella propria famiglia, no? Però con la mentalità della propria famiglia. È così. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Ora noi dobbiamo acquisire la mentalità di Dio, la mentalità del regno. La mentalità che dobbiamo conoscere, che per esempio che le chiese sono famiglie, che il popolo di Dio è grande, ci sono tante tribù, nelle tribù ci sono le case, nelle case ci sono le famiglie, cioè nei casati, no? Cioè noi dobbiamo certe cose, le dobbiamo, come dire, acquisire per non essere, ci servono a noi. Io l'altro giorno parlando ho detto che noi spiritualmente siamo, Dio ci rivela tanto quanto è la nostra maturità spirituale, cioè tanto quanto siamo cresciuti e siamo maturi. Quindi tanto quanto la nostra natura spirituale è matura, tanto riceve. Per esempio, sulla disciplina io è chiaro che quando mi incontro con gli anziani, con i diaconi, ho un rapporto e un modo di fare
è un modo di dire dove la disciplina è più forte. A un'obbedienza sarai chiamata a un'altra obbedienza. Capisco che quando qualcuno si ribella a questo è perché è scaduto spiritualmente, è stato toccato dallo spirito del mondo, vedete, il contatto con lo spirito del mondo fa scadere dallo spirito e non riesce più. Dove si vede? Si vede nell'ubbidienza. Tanto più tu riesci a ubbidire, tanto più sei cresciuto nello spirito. Meno riesci a ubbidire, più critichi quello che ti viene detto, e vuol dire che... Lode Gesù Cristo. Ma il Signore ci vuole dire tante cose, ci vuole illuminare, però tante cose non sono alla nostra portata. Come faccio io a un neonato a parlare di disciplina? A un neonato spirituale, a uno che è un bambino, è diventato un bambino, un bambino, 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 un bambino. Non gli posso dire io dell'ubbidienza, non la capisce l'ubbidienza. Non comprende l'autorità, non comprende il mandato, non comprende... Però c'ho una parte di coloro che mi collaborano che dovrebbero comprenderlo. Dico dovrebbero. Se non lo comprendono, vuol dire che se questo è il livello, sono scaduto da quel livello. Quando uno non comprende l'autorità, l'obbedienza, parliamo di altro. Parliamo di calcio. Che col calcio andiamo d'accordo. Ma quando parliamo di cose, di cibi, di cose più forti, lode Gesù Cristo. E l'Apostolo Paolo dice che noi dobbiamo crescere come uomini spirituali, maturi spirituali, per non essere sballottati qua e là dai venti di dottrine, dallo spirito del presente secolo. Perché? La corona della vita, non perché uno si è battezzato, è fatta, sono salvato, sono a posto, alla fine facciamo quello che vogliamo, alla fine arriveremo tutti. Non è così. Io ci ho conservato la fede, ho combattuto, ho lottato per conservare la fede, per conservare il premio. Bisogna lottare, combattere, difenderlo. Lode Gesù Cristo. Il premio della vita eterna non è un premio, come dire, così, dato, l'hai ottenuto, salvato. Non è così. Lode Gesù Cristo. Quindi dobbiamo cambiare la nostra mente, il nostro modo di pensare, i percorsi. Tutti quei percorsi che ci portano nello spirito del peccato, ci portano nella reazione umana, carnale, vanno cambiati. Ci sono dentro di te delle cose che vanno cambiate? E dobbiamo cambiare. Leggiamo 2 Corinzi 10:3. Alleluia, gloria a Gesù Cristo. Dice, sebbene camminiamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. L'Apostolo Paolo scrive queste cose per mezzo dello Spirito e lui le scrive, è autorizzato, come dire, ha il titolo,
Sai perché ha il titolo? Perché lui veramente è stato cambiato e per cambiare ha dovuto lottare, ha dovuto combattere contro che cosa? Contro tutto ciò che era, si elevava contro Dio, contro Cristo, che era dentro di lui, tutti i ragionamenti, tutte le dottrine, tutti gli insegnamenti, tutto quello che era. Ha dovuto lottare, ha dovuto rinunziare. Un guerriero che ha guerreggiato con se stesso, con la sua mente. Ci sono dei pensieri che ti portano nel negativo, ci sono pensieri che ti portano nell'ozio, nella depressione, nella ribellione. Impara, sostituisci. Tu vedrai come Dio, il Signore, lo Spirito Santo, interverrà nella tua vita in maniera pratica. Dice, sebbene camminiamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Infatti le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti nel cospetto di Dio a distruggere le fortezze. Dice, che cosa sono le fortezze? Le fortezze dei ragionamenti, quelle che si sono elevate dentro, i pensieri, le convinzioni, le fisime. Dio ci vuole portare ad avere un cuore che ama, un cuore che perdona. Io vengo in chiesa, non per... Certo, io ricevo l'amore, ricevo. Ma non vengo, io non vengo per ricevere, vengo per dare. Io devo vedere qual è il mio contributo, qual è la mia parte. Perché c'è un principio che ci dobbiamo ricordare, che per ricevere devi dare. Qua. E impariamo a dare in maniera pratica, non a parole, con i fatti. Io vengo per dare il mio contributo, il mio tempo, spendo la mia persona, il mio affetto. Lode Gesù Cristo. Vedi, dobbiamo cambiare. Uno non deve venire per ricevere. Cioè tu devi cambiare mente, non venire per ricevere. Dice, non ho ricevuto, questa sera me ne vado, questa comunità non ho ricevuto. Quindi con quale spirito ti sei avvicinato? Qual è lo spirito? Quello di ricevere, non ho ricevuto. Non ho ricevuto il pacco, non ho ricevuto quanto volevo, ho chiesto e non ho ricevuto, c'è una scadenza, vado in comunità. La comunità non è una banca, non è un posto dove un bancomat. In chiesa, per dare al Signore, si viene per dare, nel Tempio, ci si andava per dare, in chiesa si viene per dare la propria parte, non per ricevere. Perché qua noi abbiamo un sistema dove alcuni, quando si può e ci sono le condizioni, ma quello è, come dire, è un sistema missionario per la missione. Ma nella Chiesa bisogna venire col cuore di dare, non per ricevere, non per prendere. Io mi ricordo un giorno e mi portarono delle cose in cucina. Il fratello mi disse, guarda che ti ho mandato, questa cosa in cucina non si trova mai. Una sera, vi dico questo, no, per ridere, non c'era la carta igienica, siamo andati a comprarla a casa mia, invece di portarla a casa mia l'abbiamo messa qua nella chiesa. 5 minuti dopo non c'era la carta igienica.
Lode Gesù Cristo. Io ho sempre insegnato, mi è stato insegnato, nella casa di Dio non si tocca manco uno spillo, perché ciò che tu prendi e te lo porti è maledetto. Perché? Perché il Signore desidera non che noi seguiamo la via di Caino, ma quella di Abele. Quella di Abele. Che ancora oggi si parla di Abele per il suo cuore, per la sua mente, per la sua persona, del suo rapporto con Dio. Lode Gesù Cristo. Perché molti non entrano nella benedizione? Perché ancora hanno una mente umana, carnale, ragionano con la carne, ragionano con uno spirito umano. Perché credono più nelle parole del mondo, di questo tempo, che nella parola di Dio. Lode Gesù Cristo. Se tu credi nella parola di Dio, nelle promesse di Dio, tu le otterrai. Sai quante volte io, nel problema fisico, nella malattia, io sono venuto in chiesa, ho portato i miei figli, piccolo, febbre a 39. Ho portato in chiesa, credendo che il Signore sarebbe intervenuto. Questo è per chi ha la fede, eh? Se non hai la fede non lo fare. Non lo fare per dimostrare qualcosa. Fallo, ci devi credere. È una questione di fede, ci devi credere. È una questione di cuore. Però il cuore e la fede si vede già da altre cose. Dal tuo impegno, dal tuo servizio, dal tuo cuore, dal tuo altruismo, dal tuo amore che hai, dalla capacità di sopportare, di perdonare. Di essere calpestato e di avere capacità poi di perdonare dopo essere calpestato. Che perdonare senza nulla, perdonare uno che mi ama è facile. Lode Gesù Cristo. Ma Dio ci chiama a questo. Come può cambiare la tua vita se tu non cambi mente? Non cambi pensieri e metti pensieri del bene, non pensieri del male, non pensieri di sospetti, di critiche, di gelosie, di ire. Via, togli questa radice dal tuo cuore, dalla tua mente. Quando ti vengono questi pensieri, via. Dice che il Signore ci vede. Sa quanti capelli noi persino abbiamo sul capo, quindi conosce tutto. Eppure ci sono quei fratelli, quelle sorelle che si lamentano, che cadono in depressione perché devono essere visti da uno e dall'altro. Ma fai il tuo servizio nel segreto, nel silenzio, che lo Spirito Santo vede e che Lui è colui che provvede per te. Lode Gesù Cristo. Fai quello che devi fare, perché colui che ti benedice è il Signore. Colui che è a favore nostro è Gesù Cristo, è lo Spirito Santo. Ama, perdona, sopporta. Se Dio ti ha costituito forte, è per sopportare i deboli. Lode Gesù Cristo. E l'amore di Dio lo riversa, lo riversa. Se tu lo ami, lo riversa. Se tu contraccambi l'amore che Lui ha avuto per te,
Perché questo è il problema grosso, è che uno non riconosce l'amore di Dio. L'amore umano è più forte. Sai chi è che inaridisce l'amore di Dio? L'amore umano. I legami umani, le cose di questa terra, più sono forti, cioè più... Se non l'amore di Dio non supera tutti questi... Uno avvizzisce. Se l'amore di Dio non supera ogni interesse umano, ogni legame, ogni affetto, qualsiasi cosa, se l'interesse di Dio, vedi, metti dentro l'interesse di Dio. Dice, io desidero fare l'interesse di Dio. Qual è l'interesse di Dio? Per te ora. Non domani, ora, qual è? Ora. Non devi dare il tuo cuore, la tua mente, la tua anima, tutto quello che hai, non lo devi dare al Signore. Quindi non ai pensieri negativi, non a quelli che si stanno disturbando, non a quelli che dice dove vuole andare a parare, non al lavoro, non al denaro, non ai legami. Ora, devi dare il tuo cuore al Signore. Ce la fai a dare tutto il tuo cuore? Così come è scritto, così come ci dice. Lode Gesù Cristo. Ce la fai a mettere Gesù Cristo al primo posto? Più del fidanzato? Più della fidanzata? Dice no. Non posso. Ecco perché poi ci sono i problemi con i gelosi. La gelosia è il desiderio di possesso. Volere possedere una persona, no? Non è una... è un sentimento alterato dell'amore. E chi è che altera? Lo spirito del presente secolo malvagio. Lode Gesù Cristo. Certamente io sento, no? Che la natura nostra, la natura umana, in contatto con il mondo viene stimolata, no? A volte ha il piacere, no? Sente il piacere fisico, psicofisico. Come quelli che hanno il piacere psicofisico di stare nella comunione, nella santa comunione, perché c'è lo Spirito Santo. Io per esempio, a me, io amo la comunione, amo stare in mezzo ai fratelli, amo incontrare altri pastori, altri servi, cioè, è una cosa che a me piace. Cioè, amo il Signore. Certamente il Signore mi ha formato, mi ha... So stare al mio posto, ho imparato, sono cresciuto, sono diventato da figlio padre, anche spirituale. Lode Gesù Cristo. Ma è una trasformazione della mente e del cuore. Trasformazione di mente e del cuore. Devi togliere quei sentimenti, quei pensieri. Lode Gesù Cristo. Dice, le armi della nostra guerra non sono carnali. Le armi per combattere questa guerra non sono carnali. Paolo ha combattuto contro i suoi pensieri, contro la sua cultura, contro la sua formazione. Ha dovuto rinunziare a tutto. E sai cosa ha detto? Anzi, non solo l'ha detto, l'ha pure scritto. Reputo ogni cosa spazzatura al fine di conoscere Cristo. E nel testo originale noi è stato tradotto, come dire, con una parola, come dire, piacevole, spazzatura.
Ma era una parola molto più pesante. Lode Gesù Cristo. Ma se non cambia la tua mente, la tua mentalità, se non accusiamo la mentalità di Dio, la mente di Dio, se la legge di Dio, come dire, i principi di Dio non sono nella tua mente, nei tuoi pensieri, quali pensieri hai? Quali sono i tuoi pensieri? Noi siamo, sapete poi alla fine gli studi che dicono che noi siamo quello che pensiamo. I pensieri dominanti della nostra, che girano nella nostra mente, questi siamo. Dio ci ha chiamato ad essere figli di Dio, terebinti di giustizia, la sua piantagione. La piantagione dell'Eterno, lode Gesù Cristo. Dice, le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti nel cospetto di Dio a distruggere le fortezze. Sai che sono le fortezze? Le convinzioni. Io dico, Signore, se dentro di me ci sono convinzioni che non vanno bene, distruggili. Riformatta la mia mente, riformatta il mio cuore. Riformula ogni pensiero. Dice poiché distruggiamo i ragionamenti. Ragionamenti. Lode Gesù Cristo. Dice, distruggiamo i ragionamenti ed ogni altezza, cioè tutto ciò che si eleva contro la conoscenza di Dio, cioè contro il conoscere il Signore. Lode Gesù Cristo. Dai spazio alla conoscenza di Dio nella tua vita. Aumenta il tempo nelle cose di Dio. Inizia a leggere. Inizia a leggere la scrittura. O continua a leggere, ma leggi, prega, ascolta la predicazione e mettila in pratica. Lode Gesù. E mettila in pratica. Lode Gesù. Io per esempio, per i miei figli, no? Quando devono andare da qualche parte, la mia confidenza, sapete, non è in loro. Cioè io, nel senso, ho fiducia, ma confido nel loro rapporto, cioè io ho fiducia se loro hanno fiducia nel Signore. Così siamo io e Gabriele. Se loro hanno fiducia nel Signore, uno è tranquillo. Meno fiducia, meno tranquillità. Se se ne fregano, allora abbiamo qualche preoccupazione, perché lo spirito del mondo, e il mondo tre cose fa, dovete sapere: ruba, distrugge e uccide. Se amate i vostri cari, collegatelo allo Spirito Santo, collegatelo al Signore. È il collegamento di vita, lode Gesù. E Dio aveva dato quest'ordine di inculcare ai figli, così non, che non si perdevano, che non si perdano. Dice, noi abbiamo armi potenti nel cospetto di Dio a distruggere ogni fortezza, ogni ragionamento ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio e facciamo prigione ogni pensiero, facciamo che cosa dobbiamo fare dei pensieri? Li dobbiamo farli prigione, li dobbiamo imprigionare. Ci sono dei pensieri che ti portano nel negativo, nel peccato, contro Dio? Falli prigione. Dice, questo pensiero che mi vuole portare nel peccato, lo faccio prigione di Cristo. Signore, distruggi questo pensiero dentro di me, distruggilo, Padre. Nel nome di Gesù Cristo, distruggilo nel nome di Gesù Cristo.
c'è un pensiero che non ti fa onorare il Signore, più pensieri prendili ad uno, pregaci e digli: Signore, distruggi questo pensiero. C'è un pensiero che ti dice: non ce la faccio, prega contro. Nelle cose di Dio non dire mai non ce la faccio, digli sempre sì. Tu vedrai che lo Spirito Santo prenderà ciò che non è e lo renderà che è. Lode Gesù Cristo. Gloria a Gesù Cristo. Egli è venuto per strappare le anime dal potere delle tenebre. E dov'è il potere delle tenebre? Dove agisce? Nella mente, nel cuore. Lode Gesù. Nella mente. Poi dice nel versetto 6, questo lo leggo così, a rafforzare quello che ho detto prima io, sulla disciplina. Così voi capite. Dice: perché a quello tu lo, a me mi rimprovera e a quello no? A me mi rimprovera. A me mi rimprovera. A quello no. Tu a casa, se hai un bambino, tipo neonato, e uno che ha 20 anni, mettiamo 15, dai, chi si offendono quelli che hanno 20. Tu usi lo stesso metro, stesso peso, stesso calibro di parole, di fatti, stesso calibro di fatti? Sì? E qua dice: ma a me non mi rimproveri. Qualcuno mi ha detto: pastore, ma a me non mi rimproveri mai. Cresce che ti rimprovero. Dai. Cresce. Cresci che ti posso dire qualche parola in più per darti un'ubbidienza, perché l'ubbidienza ti fa crescere ancora di più. Lode Gesù Cristo. Dice: siamo pronti a punire ogni disubbidienza. Quando? Quando? La vostra ubbidienza sarà completa. Ma non gli dici niente. E che gli devo dire? Se è diventato o diventata una bambina spirituale, che gli devo dire? Che ora il suo apparato mentale, digerente, tutto è diventato di bambino. Se gli dico mezza parola si perde. Si perde perché non riesce a digerire ciò che gli devo dire. E devo imparare, Mimmo, pure io a stare muto e dire: Signore, dagli tu, vedetela tu. Vai sul 7, alza il 7. Dice: voi guardate all'apparenza delle cose. Se uno confida dentro di sé di essere di Cristo, considere anche questo dentro di sé, che come egli è di Cristo, così lo siamo anche noi. Questo era il sigillo, il timbro di Paolo, del suo mandato. Lode Gesù Cristo. Prendi Filippesi, capitolo 1, versetto 12. Dice: desidero che voi sappiate, fratelli, che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo, al punto che a tutti quelli del pretorio e a tutti gli altri è divenuto noto che sono in catene per Cristo. Lode Gesù Cristo. Cioè, lui che era un grande nemico dei cristiani, al contrario, era diventato egli stesso perseguitato. Perseguitore che viene perseguitato. Lode Gesù Cristo. È cambiata la sua mente. Ha riformulato tutto. Ha dovuto riformattare tutto. Tutti i pensieri. Tutte le leggi. Tutto ciò che prima era per lui fondamentale, ha dovuto rivedere tutto. Anche noi dobbiamo rivedere tutto. E dobbiamo rivedere tutto alla luce di Cristo.
E uno di quei fatti è noi dobbiamo andare in chiesa per dare, noi in comunità per dare. Dice, qual è il mio contributo che devo dare al Signore, al regno di Dio? Qual è quella parte che io devo fare? Qual è la mia parte? Qual è la tua parte? Cosa stai facendo? Qual è il tuo ruolo? Cosa stai dando? Questo dovremmo valutare. Perché il Signore un giorno poi ci chiederà conto. Ti è stato dato, ma tu che ne hai fatto? Tu hai ricevuto dei talenti. E che stai facendo di questi talenti? Cosa stai facendo? Lode Gesù Cristo. Signore, ti lodiamo e ti ringraziamo. Alleluia. Gloria a Gesù Cristo. Glorifichiamo il tuo nome, Padre. Ti innalziamo, Signore. Ti lodiamo con tutto il nostro cuore. Lodalo con tutto il tuo cuore. Ringrazialo, Signore, grazie. 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 Signore, grazie perché tutto è possibile a chi crede. E io voglio credere in te, voglio che si allargano i confini, Signore, della fede dentro di me, nella mia mente, nel mio cuore, nella mia vita. Signore, ti voglio pregare, Signore, benedici quest'opera, benedici queste anime, benedici coloro che stanno ascoltando, Signore. Noi abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno del tuo spirito, della tua unzione, della tua forza, della tua fede. Nel nome di Gesù Cristo. Lode Gesù Cristo.